Benvenuti in Logistics ed Analytics. Quest'oggi ci occuperemo delle funzioni confronta e indice utilizzate contemporaneamente all'interno di LibreOffice Calc. Queste funzioni sono funzioni di base e praticamente il funzionamento è lo stesso all'interno degli altri fogli di calcolo come Microsoft Excel. La cosa è un po' complicata perché bisogna capire che la funzione confronta restituisce un indice e la funzione indice prende quell'indice e restituisce un testo o un numero. Vediamo subito un esempio. Facciamo ad esempio uno studio sull'andamento di un nostro negozio. Prendiamo un quadrimestre, no? Io ho scritto mese 1, poi ho preso la maniglia in fondo e ho fatto il riempimento automatico, mese 2, mese 3, mese 4. Prendiamo un quadrimestre, facciamo la stessa cosa, settimana 1, prendo la maniglietta di riempimento automatico, tiro giù e facciamo le 4 settimane. Noi vogliamo vedere, c'è cioè una specie di fatturato di questo quadrimestre e vogliamo selezionare, per esempio, da una casellina combo box mese e settimana per vedere quanto ho fatturato in una certa settimana di un certo mese. Mettiamo dei colori per rendere più semplice la comprensione di queste funzioni. Ad esempio, mettiamo un arancione per quello che riguarda il mese e mettiamo, non so, vediamo un celeste, qualcosa per quello che riguarda la settimana. Noi vogliamo questo tipo di situazione. Usiamo il pannellino per copiare il formato. Qui ci sarà una combo box, cioè una casella discesa in cui sceglieremo il mese. Mentre qui, facciamo sempre con il pannellino copia formato, ci sarà una combo box in cui io sceglierò la settimana. Al centro noi vogliamo vedere il valore. Allora, per riempire questa combo box, questa casellina a discesa, facciamo automaticamente con, per esempio, l'opzione validità, che sarebbe il convalida. All'interno del menu dati sarebbe il convalida di Excel, validità. La nostra validità di quella casella non sarà data da un numero intero, decimale, eccetera, ma da un intervallo di celle. Restringiamo il pannellino per riuscire a selezionare l'intervallo di celle. Siccome la casellina è gialla, la nostra combo box sarà popolata dai nomi del mese. Riapriamo il pannellino e facciamo ok. In questa maniera abbiamo creato, vedete, una combo box che si riempie automaticamente della dicitura mese 1, mese 2, mese 3, non consente, in pratica aiuta la persona che fa inserimento dei dati, perché non consente di sbagliare, non puoi scrivere mese 5. Facciamo la stessa cosa per la settimana, quindi andiamo sempre nel menu dati, opzione validità, che sarebbe convalida in Excel. Scegliamo l'intervallo di celle. Che cosa significa? Che praticamente il sorgente di questa casellina sarà l'intervallo di celle delle settimane. Restringiamo il pannellino, selezioniamo l'intervallo di celle che andrà a riempire la casellina, riapriamo il pannellino e facciamo ok. Vedete che anche in questo caso abbiamo automaticamente creato una casellina discesa in cui c'è settimana 1, settimana 2, settimana 3, settimana 4. Inseriamo dei dati. Usiamo la funzione, per non perdere tempo, casuale.tra, e ho sbagliato a scrivere un attimo, casuale.tra, e vediamo che l'aiuto ci dice di mettere il numero minore e maggiore fra punto e virgola. Quindi facciamo fra 0, punto e virgola e 100. Sto scegliendo dei numeri casuali per non perdere tempo a riempire tutta la mia matrice di dati. Maniglietta trascino a destra, maniglietta trascino in basso, praticamente io ho riempito tutto quanto. Scegliamo, inserisci una riga sopra che mi serve dello spazio. Allora, io adesso voglio un meccanismo tale che quando io scelgo settimana 2 e mese 2 mi compare ad esempio 56. Vediamo che il numero casuale ha scelto dei numeri tra 0 e 100, quindi come si fa? Allora, io devo sapere la stringa di testo, per esempio mese 3, in che posizione sta all'interno di questa serie di celle, e devo sapere la stringa di testo settimana 2 in che posizione sta all'interno di questa serie di celle. Si fa con la funzione confronta, perché la funzione confronta, appunto, la funzione confronta restituisce l'indice di un testo all'interno di una serie di celle. È più facile a farlo vedere che a spiegarlo. Confronta, aperta parentesi, vedete che ci chiede il criterio di ricerca. Il criterio di ricerca è quello che selezioneremo all'interno di questa combo box. Punto e virgola matrice. La matrice in realtà è l'addizione scorretta, perché bisognerebbe scrivere serie di celle. È questa serie di celle. Chiudo la parentesi e
e faccio invio. Vedete che la stringa di testo settimana 2 è in questa matrice la posizione 3. 1, 2, 3 è quello che ci indica l'intestazione qui di riga. Se io seleziono un'altra stringa di testo, vedete che la settimana 1 è in posizione 2. Facciamo la stessa cosa, io devo sapere in quale posizione è il termine mese 2 per poter avere l'incrocio fra mese 2 e settimana 2. Allora facciamo uguale, confronta, aperta parentesi, ci chiede il criterio di ricerca. Il criterio di ricerca è quello che selezioneremo nella combo box, punto e virgola. La matrice questa volta è ovviamente la riga dei mesi. Chiudiamo la parentesi, invio e vedete che mese 3 sta alla posizione 4, no? 1, 2, 3 e 4. Adesso sarà semplicissimo con la funzione indice sapere quale entità sta, come in una battaglia navale, all'intersezione fra la riga 4, fra la colonna 4 e la riga 2, semplicemente dicendo indice uguale indice aperta parentesi, riferimento. Il riferimento qui avrebbero dovuto scrivere matrice, perché è tutta la nostra tabella. Punto e virgola, riga, punto e virgola, colonna, semplicissimo. La riga che cos'è? Le righe sono quelle blu, le settimane 1. E gli dico quello che ci restituisce la funzione confronta, punto e virgola, colonna. Le colonne da che cosa sono indicate? Beh, sono indicate dalle intestazioni dei mesi gialli. Quindi gli dico quello che ci restituisce la funzione confronta per quello che riguarda i mesi. Chiudo parentesi e ho fatto. Vedete che mese 3, l'intersezione fra il valore di mese 3 e settimana 1 è 45. Questo è uno strumento dinamico perché se io cambio mese, vedete mese 1 e settimana 1 è 6. Per renderlo più facile noi possiamo utilizzare la formattazione condizionale, selezionare tutta la nostra matrice dei dati veri e propri, fare formato, scegliere formattazione condizionata, esplicitare una condizione, cioè quando paradossalmente un solo valore è uguale all'interno della nostra matrice a questo qua, e glielo indichiamo, noi cambiamo lo stile. E diciamo ad esempio, un attimo, ecco, cambiamo lo stile, diciamo che il carattere per esempio può andare in grassetto e lo sfondo può andare, non so, cosa lo possiamo fare in blu. Ok, quindi che cosa dice questa istruzione logica? Dice che quando all'interno della mia matrice c'è un valore che è uguale a questo, che è la mia risposta, deve essere blu e in grassetto. Questo serve per avere una visione, no? Di formattazione grafica immediata. Se io scelgo mese 3 e ad esempio e settimana 3, vedete che si sposta il valore al 97. Allora, questa cosa sembra un po' difficile perché l'unica cosa che bisogna capire è che la risposta, il risultato dell'utilizzo della funzione confronta è un valore di indice. Questo valore di indice deve essere usato dalla funzione indice per restituire o un numero o un testo. Qui ci potevano essere anche testi. Quindi abbiamo semplicemente poi utilizzato l'opzione validità o convalida in Excel per creare due caselle di combo box e per intrecciare. Questo è un semplicissimo motore di ricerca fatto utilizzando la funzione confronta, la funzione indice, la validità o convalida e poi la formattazione condizionale. Grazie a tutti per aver visto questo video. Se questo video non è risultato chiaro, il consiglio è rivederlo e rivederlo perché è sufficiente seguire il puntatore del mouse per vedere quali sono le opzioni da premere. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.